fondamentalmente noi abbiamo il grato compito di essere il porto principale crocieristico italiano, e tra l'altro vogliamo anche ricordarlo, il primo porto mondiale che ha fatto ripartire le crociere il 31 gennaio del 2021, quando le crociere stavano in ginocchio e forse nessuno pensava che sarebbero potute ripartire. Quindi le buone pratiche che poi sono state adottate anche dai colleghi hanno permesso la ripartenza di un mercato che non è ripartito da Miami, non è ripartito da Fort Lauderdale e non è ripartito da Nassau, è ripartito da Brutta Sport e Cattiva Civita. Quindi forse qualcosa di buono e qualche buona pratica l'abbiamo fatta, la sappiamo fare anche noi, non tanto e non solo come Civita Vecchia, ma come Italia. Le crociere rappresentano un elemento importante e fondamentale del nostro paese, e con un'economia più ampia di quella che pensiamo, perché poi spesso e volentieri si identifica solo col turismo, quando poi noi ci dimentichiamo c'è lo stand qua dietro che Fincantieri fa la metà di queste navi, quindi ci sono anche... Quindi ci sono grandissime capacità tecnologiche, competenza, conoscenza, ebanisti, arredatori, il made in Italy al suo più alto grado di espressione, l'hotellerie, la capacità di accoglienza che sono le nostre compagnie e il nostro personale e i nostri marittimi rappresentano nel mondo come elemento di pregio. Quindi crociere sicuramente sono importanti, i porti sono un anello inevitabile della catena, non posso altro, perché una nave che naviga nel mare senza porto non funziona, non ha nessun motivo. Questo è un momento bello, importante, perché finalmente dopo l'anno scorso, dove ero io solo Soletto, era amico, l'unico presidente qui, sono tornati i colleghi con i quali è bello lavorare e confrontarsi, siete tornati tutti voi, è un bel si trade, una bella, come dire, sensazione di essere di nuovo qui, rappresentati anche dalla nostra vice console, insomma in rappresentanza del nostro paese, del sistema consolare del nostro paese. Quindi buon si trade a tutti e namo. Grazie.